Ciao ragazzi, oggi voglio presentarvi i pesci dell'estate. Io sono Francesco, CEO della PTL, fondatore del brand Fish OK. Dai, seguiteci. Ok ragazzi, esistono dei pesci per l'estate? Diciamo, in realtà non è che esistono pesci dell'estate. L'estate si può definire molto colorata, molto vivace, solare e quindi di conseguenza possiamo definire alcuni pesci cosiddetti dell'estate quelli che sono tra i pesci più colorati, secondo me in assoluto, che possono essere appunto i goldfish, le carpe koi giapponesi meravigliose, e quindi secondo noi i pesci per l'estate più indicati sono proprio questi. Sono indicati e definiamoli perché sono i più indicati, anche perché siamo più all'aperto, quindi andiamo ad apprezzare spesso anche in laghetti, nei nostri giardini meravigliosi, questi pesciolini bellissimi come appunto le carpe koi giapponesi. Noterete che sono veramente veramente fantastici. Qui ne noterete alcune varietà, addirittura anche selezionate, pinne a velo, long fin, meravigliose, oltre a tante altre varietà tipo le Ogon, le SBS, sono tutte carpe e selezioni di carpe koi giapponesi meravigliose. Chiaramente diventano grandi, quindi in acquario, a meno che non abbiate dei grossi acquari, sono un po' sconsigliate. Però sono cosiddetti pesci anche di acqua fredda, per cui non abbiamo bisogno in casa, eventualmente in un bell'acquario grande, di termoriscaldatore. Mentre nei laghetti chiaramente sarà tutto quanto più semplicistico, perché come appunto avviene in natura, grossi volumi d'acqua aiutano a far sì che loro possano stare al meglio. Chiaramente ragazzi, per alimentarli noi vi consigliamo il nostro specifico cibo per le carpe, il Koi Bowls. Abbiamo anche la versione XXL per quelle che sono diciamo, le carpe più grandi di dimensioni. Un acquario casalingo, domestico, va assolutamente bene il Koi Bowls, che è appunto un cibo indicato e che noi abbiamo sperimentato in tutti i nostri negozi Fish OK. Anche i goldfish, no? I cosiddetti orifiamma, sono dei pesci per l'estate, perché no? Sembrano appunto dei colori meravigliosi di estivi, arancioni, rosso, limone e quant'altro, che un po' in qualche modo ci ricordano l'estate. Volevo appunto semplicemente farvi un excursus su quello che può essere un'idea dei cosiddetti pesci dell'estate, proprio perché ci piace l'idea di potervi presentare e anche farvi ricordare ed apprezzare che ci sono varietà veramente meravigliose, come appunto le carpe koi e i goldfish degli orifiamma. Spero che con questo piccolo video di intrattenimento possa avervi comunque fatto ritornare l'idea per il vostro laghetto in giardino o un bellissimo angolo di natura acquatico delle risaie cinesi, per esempio, così definito. Continuate a seguirci, scrollate fra le centinaia di video sul nostro canale che ogni venerdì tireremo fuori. Iscrivetevi al canale, spuntate la campanella e lasciateci i vostri commenti su quale può essere secondo voi il pesce dell'estate top. Ok? Ciao ragazzi, alla prossima!